strade dopo 32 mesi quieti. La rabbia non basta, neanche quella di uno scatenato Mancaniello a fine gara. Visto un Chieti favoloso che per quasi tutta la gara ha attaccato, ha messo le corde del Perugio e solamente per il volere dell'arbitro, dico il volere e non la inesperienza, il volere dell'arbitro, il Chieti non è riuscito a avere partita vinta. Ci si lamenta spesso, questo Chieti magari in federazione non si fa sentire. Cosa significa una frase del genere per lei? Evidentemente non possiamo combattere contro certi poteri, quindi è inutile continuare a discutere. Io del resto non mi sono mai fatto sentire per tutto l'arco del campionato. Oggi accuso violentemente gli arbitri e chi ce li manda, questo tipo di arbitraggi e chi ce li manda. Il Perugia, nell'unico tiro in porta, frutto di uno svarione di un irriconoscibile Sabatelli, fa 1-0 e vola verso la B. Con quali meriti è difficile dirlo. Certo, l'11 di Buffoni è un complesso granitico, compatto, con la mentalità giusta e in grado di gestire bene il senso di sudditanza che impone all'avversario. Perugia, bello e aggressivo in avvio. Dopo il gol si chiude e subisce. Il Chieti eroico, che comunque va applaudito per un cuore grosso così, è a caccia di un pari che alla fine avrebbe decisamente meritato, ma il calcio è di chi fa gol e non ne prende. Il destino ha detto stop ai neroverdi, che in questo 1992 hanno raccolto la briciola di un punto e cercano il primo a fondo. Infierire contro il direttore di gara non ha quasi più senso. Alcune azioni dubbie in area umbra, un gol annullato a Chiesa al 20° per un filo di fuorigioco sbandierato a Sgherri, e una orchestra incerta di un altro illustre, Curotti di Piacenza. Non solo, alcune occasioni buone, l'ultima allo scadere dell'ex Pagliari, su cui Vinti ha messo quattro dita. E in coda anche un delizioso dessert, tifosi biancorossi che entrano comodamente in campo, cosa non permessa dal servizio d'ordine neanche pacificamente quando a maggio il Chieti vince il campionato. Poi disordini difficili, reciproche provocazioni da controllare e finalmente sedati. Ferito un ragazzo di Chieti e una gamba anche un agente. Fermato un ultra perugino. Cronaca. Al terzo, prima contestazione, cross di Cavezzi. Un difensore si aiuta con un braccio e mette in angolo. Quinto, conclusione di Pagliari e Vinti blocca a terra. Sul contrattacco Sabatelli liscia e Fusci inventa un rasoterra affilatissimo all'angolo opposto. Gol partita. Ottavo. Chiesa fa uno slalom in aria e va giù. Subito dopo è la volta di Sgherri, ma Curotti usa un bel giallo sole. Tredicesimo, Pallank per Pagliari, la sforbiciata va fuori. Ventesimo, l'azione incriminata, Pallank dalla destra, traversone su cui Sgherri non arriva, ma alle sue spalle Chiesa in sacca. Proteste che fruttano un altro giallo limone a Pagliari, che salterà per squalifica a Ischia, tanto uno in più o in meno. 23esimo, Sgherri di testa da due passi regala così la palla a Vinti. 34esimo, diagonale fuori di Tomei. Pressing inutile, il Chieti nonostante il ruggito è formazione anemica, si sa, e non segna. E quando segna c'è chi l'annulla. Ripresa, Perugia bunker, appena lo spento Traini in avanti. Al 14esimo Di Carlo tenta così, palla alta. 23esimo, Savi dal limite, Alidori blocca. 31esimo, è la volta di Pallanca a finire a terra in aria. Curotti non fa una piega. 41esimo, guardate su cross lungo di Tomei cosa accade a Pagliari. 46esimo, si gira bene Chiesa, si gioca a una porta sola, la mira è alta ad una spanna. Amarissimo il dopopartita, pubblico che non digerisce i biglietti supplementari, l'assenza di rinforzi, il solito arbitraggio e l'inefficienza della forza pubblica. Un 26 gennaio, anzi un mese intero di gennaio, da cancellare. Al più presto, meno male che c'è la pausa.